Ben trovati cari amici amanti della buona e sana musica classica con la terza pagina della vostra emittente che si occupa di informazione al territorio. Le notizie che arrivano da Roma, dal nuovo governo, pare facciano ben sperare. Noi ci stiamo battendo per il ripristino di diritti soggettivi e diritti acquisiti, sostanzialmente quello che tutte le emittenti, dalle più grandi alle più piccole, possano continuare a dare un buon servizio di informazione, quindi tutti possono avere accesso ai contributi pubblici. È bene ribadirlo, tutti vuol dire che chi è privilegiato mantiene inalterato il suo privilegio, perché proprio per questo, nel rispetto del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, tutti, grandi e piccoli, hanno diritto al sostegno pubblico, perché tutti, grandi e piccoli, svolgono il loro servizio di interesse generale informando il territorio. L'informazione è presidio di democrazia. Lo ha detto più volte il nostro capo dello Stato. Presidio che va difeso aiutando le aziende che rendono un prezioso pubblico servizio. E giusto per rispondere ai macchinisti del fango che abusano della comune buona fede, visto che hanno le mani sporche, appunto, di fango, scavino. Continuino a scavare e si renderanno conto che le loro denunce sui presunti sprechi di denaro pubblico riguardano poca realtà, peraltro bene identificabili. L'editoria tutta, per una mera questione di presidio alla democrazia, va sostenuta se rende un servizio pubblico, va aiutata con il contributo pubblico. Ragionevole tutto ciò tra persone per bene. Ma passiamo alla pagina che andremo ad ascoltare, due protagonisti sublimi, autentiche punte di diamante della nostra musica classica. Parlo dei maestri Lucio Degani, violinista, e Giorgio Sini, pianista. Il primo, già 19enne, è entrato a far parte del prestigioso ensemble fondato dal mitico Claudio Scimone, I Solisti Veneti, e presso di loro, dall'anno 2000, sta ricoprendo il ruolo di violino principale e solista. Ovviamente ha girato tutto il mondo ed ha suonato con tutte le più importanti orchestre in qualsiasi paese raggiunto. E non da meno il maestro Giorgio Sini, pianista, direttore d'orchestra, compositore, anche lui ha diretto in tutto il mondo. Per tutte citiamo le orchestre dei Berliner Sinfoniker, la Filarmonica di Belgrado, ma meritano di essere citati anche i solisti di Radio Veneto 1, un ambizioso progetto al quale ha contribuito per portare la cultura della musica alla gente e la gente alla cultura della musica. Eccovi appunto, in questo senso, il programma di questa concreta pubblica manifestazione. Di Pugnani Kreisler verrà eseguito il Preludio e Allegro, di Johann Sebastian Bach la Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore, BWV 1004, solista Lucio Degani. Di Giorgio Sini il Walzer Fantastico numero 2 con Giorgio Sini l'autore al pianoforte, dopodiché di Ludwig van Beethoven la Romanza in fa maggiore numero 2 opera 50 con Lucio Degani al violino e Giorgio Sini al pianoforte. Di Niccolò Paganini Le Streghe, introduzione, tema e variazioni, ritornano Lucio Degani al violino e Giorgio Sini al pianoforte. Di Niccolò Paganini il Cantabile, quindi di Giorgio Sini Sublime Tentazione, l'autore appunto, il maestro Giorgio Sini al pianoforte. Dopodiché Pablo de Sarrazate, Carmen Fantasy, Habanera, prima parte con Lucio Degani al violino e Giorgio Sini al pianoforte. Ci saranno poi
dei bis di Pablo de Sarrazate, la romanza andalusa con Lucio Degani al violino e Giorgio Sini al pianoforte, di Fritz Kreisler la cadenza dal trillo del diavolo con Lucio Degani al violino. E per concludere, di Antonio Monti, una bellissima versione della Ciarda con Lucio Degani al violino e Giorgio Sini al pianoforte. È tutto, buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Pablo de Sarasate, Romanza Andalusa. Stiamo ancora in Spagna, no? Prima del diavolo.
Poi vi allieteremo con un pezzo molto particolare.
sequenza del trio del diavolo. Ciarda di Monti è un brano, insomma, zigano sappiamo bene, però insomma, piace, e vorrei dedicarlo, questo brano, a una persona che insomma sta andando molto all'arte, alla musica, ed ha creato tutto questo, è unito anche con i solisti di Radio 91 e anche insomma questo, quello che vedete ora e questi concerti, il direttore della radio Roberto Vizza. Thank you.
Mi pare sia stata un'oretta poco più di sublime musica, due artisti davvero tali. Grazie per averci dato la vostra cortese attenzione e a risentirci e a rivederci alla prossima.